Bentornati nella mia stanza e oggi vi vorrei parlare di come iniziare un armadio Lolita, diciamo, e quindi cosa comprare per primo o comunque le cose da guardare per prime, prima di altre magari. E vorrei partire dal principio, quindi dicendovi di se volete iniziare non partite subito con il brand super costoso, perché comunque è una cosa nuova e magari non sapete se poi vorrete continuare, quindi non vi consiglio di spendere magari 200 euro per un vestito che poi magari indosserete una volta sola e poi rimarrà lì nell'armadio buttato, quindi sarebbero comunque soldi buttati. Quindi puntate magari anche alle cose di seconda mano oppure i brand più economici come Bodyline eccetera, cose così. La prima cosa che secondo me è una delle cose più importanti è la petti o sottogonna, tipo questa. Comunque questa è fatta a mano, l'ho fatta io, quindi è un po' così, però comunque una sottogonna in modo che possiate far puffare i vostri vestiti, come si dice in inglese. Sì, comunque una sottogonna, potete farvela fare o potete farla voi se sapete cucire, oppure potete provare anche questa, la trovate comunque sui siti come Bodyline. Ci sono di tutte le grandezze, ampiezze, altezze, ma anche di qualità. Più che altro magari c'è quella da 42, perché ho visto che ce ne sono anche un po' più care diciamo, poi quella da 16, da 8, cioè vedete tutto in base alle vostre tasche e in base a cosa voi state scegliendo. Poi come seconda cosa io consiglio sempre di iniziare partendo da una gonna. Una gonna monocromatica, comunque di un colore che vi piace. Io in questo caso ho scelto nero, però una gonna di un solo colore, perché comunque potete abbinarla, ad esempio il nero va un sacco con quasi tutti i colori, quindi posso fare un sacco di abbinamenti, quindi magari metto una camicia diversa ogni giorno, anche le calze abbinate e le scarpe. Quindi sempre vi consiglio prima le gonne dei vestiti o dei JSK, perché comunque la gonna è più versatile e soprattutto se di un colore unico, senza fantasia. Come terza cosa ci sono poi, vengono poi le scarpe, che volendo in realtà potete anche, cioè non è un punto che deve essere per forza così, perché potete comprare delle scarpe Lolita appunto, tipo queste, ovviamente magari anche queste di un colore unico, perché comunque anche le scarpe, cioè io ho preso queste però non le posso mettere con tutti gli abbinamenti che faccio in cui ci sia il nero, ovviamente sì, bianco e nero, però è comunque restrittivo. Altrimenti potete comunque iniziare con delle scarpe che trovate nei negozi normali, ad esempio queste sono delle semplici scarpe col tacco con il cinturino sul ponte, queste sono marroni ma comunque potete trovarle di qualsiasi colore che vi aggradino. Questo genere è abbastanza, si può usare abbastanza comunque nel Lolita, quindi anche con le scarpe vi conviene vagliare tutte le opzioni prima di assaltare il negozio magari di Angelique Pretty o Baby The Sunshine Bright, quindi prima vedete cosa riuscite a trovare magari nelle vicinanze e date sempre uno sguardo ai negozi che magari anche se sono di una marca diciamo modaiola, potete comunque trovare camicie o qualcosa da adattare a Lolita. Io ho trovato un sacco di camicie o camicette o magliette a maniche corte che si possono abbinare comunque a Lolita e quindi è una grande cosa. Poi per ultimo magari potete puntare anche sulle, alla fine arrivano più o meno le cose che si possono avere ma non è indispensabile averle, ad esempio tipo gli accessori o le parrucche se le usate. Io ho i miei capelli abbastanza lunghi
anche se rimangono sempre piatti, uso sempre questi perché ho questi. Comunque, le parrucche, gli accessori, i fiocchi e quelle cose lì sono comunque un buon punto di partenza, secondo me. Bisogna sempre iniziare da queste tre cose, comunque la sottogonna, una gonna, sempre bisogna avere, e un paio di scarpe comunque eleganti. Queste sono le cose che mi sono venute in mente pensando a come io ho iniziato e come magari si potrebbe pensare ad un inizio per il Lolita. Quindi se avete qualche altra domanda, se avete qualche curiosità, mettete pure un commento qua sotto il video e vi risponderò sempre comunque. E se volete potete anche stalkerarmi su Instagram e su Facebook, o anche su Google e il blog, comunque metto tutti i link sotto nell'info. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!